Buondì a tutti. Siamo qua. Oggi dovevo fare il gaming chill, però ho preferito portare la terza parte di Monkey Island perché dovrebbe essere l'ultima. Quindi così lo finiamo e settimana prossima iniziamo qualcosa di nuovo per l'Hollies and Indies. Ho un paio di cosine interessanti da portare, quindi può starci come cosa. E teoricamente è anche breve l'ultima parte, da quello che ho capito e da quello che mi ricordo. Dobbiamo andare in chiesa a fermare il matrimonio, fondamentalmente. Siamo già partiti dall'isola. Allora, non ci sa. Compone vocale? Sì, ok. Check, check. Ok. Allora, non tergiversiamo. Partiamo col game. Lanciamolo. Ovviamente partirà non in finestra come al solito, perché è stronzo. Esatto, schermo piccolo, dannato lui, mettiamolo a schermo gigas, non mi mantiene mai le... Allora, opzioni video, a tutto schermo, ogni volta ti devo dire di sì, perché sei uno stronzo mannaro. Mettiamo enorme, applica, ci siamo, gesemo, ok, quindi continua carica, dovrebbe essere lo stesso salvataggio perché l'autosave lo fa quando esce, esatto, voilà, sei sicuro di voler caricare? Assolutamente sì, ok, ora devo fermare il matrimonio da solo? Cioè, dovrei farlo col pene? Allora. Ops. Aspetta un secondo. Gradisce un po' di orzata, signore. Vendo questo delizioso colluttorio. Vuole vedere un bel trucco? Wanna see a neat trick? Gosh, yes! I love magic tricks! No, le gambe sono rimaste. Cool. Ganzo. Ganzo, non lo sentivo. 6.000 anni come Togo, tipo Togo. Prima porta, passiamo di qua. Così questo lo evitiamo bellamente. Che sciccheria. E quindi siamo in chiesa. Se qualcuno conosce un motivo per cui queste due. Persone non possono venire unite nel sacro vincolo del matrimonio. Parli ora o taccia per sempre. Lo sposo non è un gentleman, lo sposo non è umano. E lei? Lo sposo non è The umano. groom isn't a human. Hey, who's that? Anche non è un gentleman. You. Tu. Sono appena ricordato di avere un appuntamento al dentista. Per favore, non uccidermi. Prendi questo. Vaporosa faccia voodoo. Take this, you vaporous voodoo vermin. Take what? Are you trying to bribe Sta me? cercando di corrompermi? Governor. Guarda, What's going on? cosa sta succedendo? Guybrush, you Guybrush, mad pazzo fool! I mean, yes, you came to scriveriato. rescue me, but it Sono really wasn't colpito che necessary. tempo da salvare, ma I had non era everything well in necessario. Avevo hand. tutto sotto controllo. Bello, il colore sul Fortunately, colore the uguale noise made quasi. it necessary for me to tip my Grande hat scelta, early. Lucas. Oh. Come pensi di scappare? Se tu sei qui, allora chi c'è in quel vestito? If you're here, then who's that in Onesto. the dress? What? And don't scare them! They have my ghost sack and root beer bottle! La mia bottiglia di rosata. Oh, Ah! ugly! Cazzo, anche loro ce l'hanno. Oops. This is going
Guybrush. Dove è Coop Guybrush? Devo seguirli per riprendere la mia bottiglia di rosata voodoo. Ma io ehi, hai osato venire qui a sfidarmi? Non riesco a concepire tanta audacia. Non riesco a concepire la tua stupidità. Mi sono appena ricordato di avere un appuntamento. Per favore, non uccidermi. Prendi questo, ho poco. Faccio questo. Non minacerai più decenti pirati civili. Tu, fluttuante. Qualcosa che inizia con la F. Ora aspetta un minuto, amico. Stavo solo scherzando, sai? Possiamo sistemare questa faccenda dai galantuomini. Quindi? Oh no? Cosa? È inceppata, ma no, ma dai. Devono essere i film? Su ora? Oh cazzo. Non siamo agentati. Cazzo. Fighissimo il prete. Oddio. È una cosa voodoo? Cioè l'orzata dove cazzo è finita? Merda. Cos'è quella roba? Bella vederti, figliolo. Com'è la nave? Se ti interessa elevarti socialmente, posso farti. Tanto manca la nave, non è più presente. Capire se sei uno che gira il mondo. Uno con un occhio per la qualità. Uno che riconosce un bel affare quando. Ciao Stan. Fluid. Cazzo. Da, prendi. Sto menù fa schifo. Cioè 6 ore perché non è proprio fatto male l'interfaccia. Che spettacolo. Non era proprio così l'originale, carino. Bellino. Replay immediato. Oh yeah. Veduto a volo d'uccello. Kaboom. La testa. Spettacolo. E quindi? No, abbiamo finito veramente. Dava pochissimo il finale, ma non pensavo così poco. Santi numi. Non arriva a me, scusa. Va bene uguale. LeChuck, un tizio deviante, sgradevole, infido schiumoso, schifoso. Fa la sua bella figura quando esplode nel cielo attorno. Sì, è molto romantico. Posso comprarti una zazza? A dire il vero sono più stufo di una zazza. Entrare in macchina. Aspetta, spero che Stan sia bene. Vorrei che la mia ciurma avesse potuto vederlo.
Sai, la casca sulle armi indosso? Sensazione che Guybrush sia responsabile per quella roccia. Ma appena troviamo un modo per andarci da quest'isola, faremo una chiacchierata con Mr. Tripod. Usciamo prima da questa capanna. Come ne parto? Cosa tutto ciò? Cosa? Come affrontare frustrazione, depressione e cinismo irritante. Non è la dimensione della nave. Mai pagare più di 20 verdoni per un gioco del computer. Per cosa? Per una cosa? Non saprei, non so bene cosa ho detto. Ragazzi, è finito, cazzo. Non pensavo fosse veramente così veloce il finale. Cioè, ci abbiamo messo 20 minuti scarsi. Proviamo a vedere qualche altro giochino allora nel frattempo. Qualcosa di cillino. Guardiamoci i titoli di coda. Bello, peccato che non sono riuscito a capire come impostare la grafica della versione originale e ho dovuto giocare con quella della remastered, che sì, bella, però preferivo giocarci con quella originale, visto che comunque la rubrica è anche Oldies, in Indies, volevo giocare la versione originale Oldies. Bellissimo. All'epoca chiaramente non c'erano ancora easter egg vari, o cioè easter egg sì, però non c'erano achievement, non erano ancora stati pensati, visto comunque era un gioco single player. E non c'erano le cose online. Le voci, i doppiatori. Biff the Ghost. Sword Fight Opponent 1. Danny Delk, narratore. Ah, non ho guardato Stan. Che cazzo lo faceva? Doppiatore di Stan. Chissà chi era, boh. Adesso do un'occhiata veloce, appena finisco i titoli, alle impostazioni. LucasArts. LucasArts, che è poi diventata Lucas Game, o viceversa, non mi ricordo, forse era prima Lucas Game. No, prima era LucasArts, poi diventa Lucas Game. Volevo poi più avanti portare anche il 2, chiaramente, sicuramente. Adesso in mezzo faccio una pausa la settimana prossima, che voglio fare qualcosa di indie, nuovo. Un gioco italiano, tra l'altro, c'è il prologo, e volevo portarlo. Che è un gioco carino, sviluppato dai ragazzi italiani. Adesso è fatto molto bene, tutto dipinto a mano, i fondali, i personaggi. Proprio belli. Cioè, dipinto digitale, però fatto a mano, bello, bello. Bello, bello, come grafica. La giocabilità non lo so, perché non l'ho ancora giocato, però mi sembra abbastanza interessante. Sempre punta e clic, però non proprio 3D. Dall'alto, diciamo, da tre quarti dall'alto.
diciamo, non a scorrimento come questo, ma è più tipo Day of the Tentacle per chi l'avesse giocato come impostazione di vista. Day of the Tentacle sicuramente lo porterò, Seme Max sicuramente lo porterò. Sono un po' indeciso se portare giochi come quello degli scheletri, come si chiamava? Papa Grim Fandango, perché non l'ho mai giocato e quindi non ho idea di come sia. Non so se mi possa piacere o meno. E Full Throttle, perché l'avevo giocato, ma l'avevo trovato troppo diverso da come impostazione grafica, come interfaccia. Però, vedendo l'interfaccia di questo, mamma mia, mi si sono raccapezzati i capelli. Si sono ritirate le gengive, mannaggia. No, un'interfaccia troppo scomoda. Io sono per la classica interfaccia SCAM sotto e tanti saluti. Tutto immediato, fai, prendi, usa. Quanta gente ha lavorato a sto gioco? Special thanks. All of the fun worldwide. Grazie, grazie anche a me, grazie a tutti noi. Dankeschön. Personal tank, giustamente. Ron Gilbert, ovviamente. L'ideatore. Very, very special thanks, George Lucas, ovviamente. Quello che caccia il danè. LibJPEG, part of the work of the independent JPEG group. LibPNG. LibPNG reference library is supplied as is. The origin of source code must not be presented. Copyright, not ice, may not be removed or altered from any source of altered source distribution. Vabbè, non si sa bene per quale motivo ci sono scritte queste cose. Posso andare a vedere LucasArts, San Francisco, California. Gabriel Staple will return. Papà, obviously. E noi lo sappiamo, chiaramente. Così. Finisce così. E niente. Allora, vediamo un attimino. Opzioni video. Riconoscimenti. Opzioni video. E no, non c'è nessun modo per giocare alla versione. Sono i riconoscimenti. No, dai. Adesso sono curioso, voglio capire se esiste un modo. Me lo vado a cercare su internet. Allora, come giocare grafica originale in Island Special Edition. Special Edition. Si può come?
riesco a capire se si possa o meno. Sembra strano e non si possa. Ah, hai capito. Era più semplice forse di quello che pensavo. Quindi forse lo possiamo vedere qua in comandi. Perché mi dice che F10. F10. Eccolo qua, aggiornamento tra le versioni. Porca vacca, l'avevo saputo subito. Se schiacciavo F10 tornavo alla versione, cambiavo la versione del gioco. Buono saperlo per la prossima volta che farò il 2 poi. Le Shack Revenge. Lo porterò poi una settimana prossima, come dicevo prima, perché porterò qualcos'altro. E sicuramente poi non so se magari in mezzo farò ancora qualcos'altro. Ho alcuni giochi da portare, quindi sicuramente vedremo di fare qualcos'altro poi. Allora, a questo punto qui possiamo anche uscire. Ok, qua lo flippiamo qua. Allora, vediamo cosa possiamo fare adesso. Cos'ho da già sotto mano? Quello lì che volevo farvi vedere poi la prossima volta. Ho dei giochini interessanti che porterò poi prossimamente. Però quando avrò più tempo, perché adesso alla fine sono già passata mezz'oretta. Non ho tutta la mattinata purtroppo, perché alle 11 ho un impegno. Allora. Facciamoci un giretto in Project Zomboid. Allora, gioca Project Zomboid giocando insieme a Corridan e al suo progettino che ha, che è Age of Gaming, che praticamente sta aprendo vari server di vari giochi per giocare insieme a gente, fondamentalmente. Quindi vediamo un attimino di... Me l'ho aperto, no? In esecuzione, sì, ecco, sta caricando, perfetto. Dovrebbe prenderlo in full screen, penso adesso. Caricamento. Il gioco, non so se qualcuno di voi lo conosce. Wanna become famous? No, grazie, non c'è. Comunque grazie, thank you for the link, but thank you, but no thank you. Sorry, I delete your message. Thank you. Ok. Si vede. No, non si vede. Ah, sì, si vede, perfetto. Ok. Poi. Quindi online, il server Age of Gaming, connettiamoci. Ok, il mio personaggio che non ha niente. So che Electra ha raccolto un po' di rifornimenti, quindi abbiamo del cibo. Ah, aspettate che intanto cambio il titolo. Almeno. Allora, mettiamo. Allora, qui è troppo lungo, papà. Secondo
secondo soltanto che... Ok. Ok, ecco, mettiamo Project Zomboid. Ok. Che nel frattempo è crashato, vabbè. Proviamo a rifarlo partire. Questa cosa che crasha non mi piace. Sono molte mod, forse ha caricato qualche mod e è crashato perché si è riavviato. Possibile. Vediamo. Dei store. Niente, crasha. Ma perché crasha? Continua a crashare così a caso. Non ha senso. E noi imperterriti proviamo. Senza arte né parte. Non ci diamo per vinti. Per vinca. Non ci diamo per vinca. Carica. Sto. Lo vedete voi? No, non appare. Da qualche problema, però comunque proseguiamo, poi appare dopo un po'. Allora, vediamo intanto se si connette o fa i capricci. Age of Gaming. Ok, ah, c'è cosa? C'è questo qua nuovo da installare, ok. Sono alcune patch che sono state aggiunte sopra per moddare la cosa. Non è RP assolutamente, è semplicemente un survival che si gioca, survival che tra l'altro strano perché lo scopo non è, cioè alla fine sopravvivere è una cosa difficilissima, quindi raccogliere risorse a manetta, a manettazza e appunto restare vivi il più possibile, cosa difficilissima. Allora, ok, avanti. Ecco, ad esempio il mio personaggio mi sa che è morto, quindi vado a riprendere marchi. E vado a riprendere marchi. Andiamo a giocare. Incredibile, uso un maschio. Strano. Questi sono i tempi della fine. Non c'era speranza di sopravvivere. Questa è la storia di come sei morto. Esatto, perché fondamentalmente non esiste una fine, ma esiste solo la morte del personaggio. Dipende quanto ci mette a morire. L'unica variante stabile è il tempo che ci mette a crepare. Clic per saltare. Ho cliccato, zi. Ok. Sì, ma so già come funziona, grazie. Cioè, più o meno. Sì, va bene, grazie. Allora, ecco, sono qua. Brutta storia. Ok. Allora, vediamo cosa c'è. Aquila sutura, cerotti.
Di antibiotici, allora questi va benissimo. Prendiamo tutto. Altri cerotti, altri antibiotici, antibiotici. Ah, dove sono? Scusate. Forse sono... Trasferisci tutto. Allora, antibiotici li prendiamo e i ciotti li prendiamo, non si sa mai. Sa che siamo a casa qua. Non capisco dove sono. Non ho armi, il problema è quello. Matita. Fasciatura, cotone. C'è un cazzo. Oh, sono entrati. Cazzo è successo? Aiuto. Cazzo, troppa gente. Via, via, scappa, scappa. Che non ho armi, il problema è quello. Che cazzo, quanta gente c'è? Perché sbilenco, però. Devo trovare un posto tranquillo. Via. Maremma, oh, tutti qua sono arrivati. Oh, troppa gente. Aia. No, vabbè. Cacchio. Ma dai, ma cos'è? No, ce ne sono troppi.
Aiuto! Ah, che cazzo è? No, vabbè, ragazzi, cioè, ce ne sono veramente troppissimi. Una casa, attenzione. No, è pieno di zombie anche questo. Mannaggia, che è? Madonna, che roba! Che là, che lì, che qui. Ci muove, sta dormendo. Appena si sveglia se ne accorge. Ok, ma è pieno, ce ne sono dappertutto. Non ci sono case senza. Orca vacca. Aiuto, aiuto, via, 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 via. Allora, qua non possono saltare. Vediamo una mappa. Com'è che si era la mappa? Così. Dov'è che sono? Ah no, allora no, non ero. Cazzo, potevo prendere un sacco di medicine, sono cretino, pensavo di essere a casa nostra, cioè della gang, e invece no. No, cosa è successo? Aiuto. E niente, è crashato. Ma cazzo. Ma no, non ci credo. Sono crashato in mezzo ai morti. Che cazzo di sfiga. È un po' instabile. Un po' così. Proviamo a riavviarlo. Però a sto punto mi sa che è meglio lasciar perdere. Mai, forse giocando la finestra non rimane più stabile. Ah, bisognerebbe capirla un attimino. Lanciamolo di nuovo. Vediamo se nelle opzioni c'è. Niente, neanche proprio un cazzo. Casca così, crasha male. Cioè, è partito ed è crashato subito. Ma che cazzo. Vediamo un attimino se riusciamo a farlo in maniera stabile. Perché se crasha continuamente non ha senso portarlo avanti. Devo riuscire a capire se in finestra crasha meno. Che giocarlo in finestra che sbatta. Allora, partito è partito. Vediamo, opzioni. No, niente, crasha. C'è poco da fare. Niente, ragazzi, crasha schifo. Devo riuscire a capire come mai. Secondo me fa conflitto con qualcosa. Devo riuscire a farlo partire in finestra e poi vedremo. A sto punto io, boh, il gioco, allora abbiamo finito Monkey Island 1, The Secret of Monkey Island. Partiremo poi col secondo, però settimana non quella che viene, quella dopo ancora forse. Adesso vediamo se magari intervalliamo con qualcos'altro. Sicuramente, come dicevo, porterò
Children of Silent Town, che è il prologo di un gioco sviluppato da ragazzi italiani. Lo porterò settimana prossima nel format Oldies in Indies. Quindi porterò quello la settimana prossima. Non so se lo giocheremo in una giornata sola. Suppongo di sì, perché comunque non è. È un prologo, quindi è breve. Ci fa capire bene o male com'è il gioco. Il gioco sarà poi Early Access, penso, a breve, non so quanto ci vorrà. Comunque seguitelo su Stream, se poi, sì, su Steam, se poi vi garberà il gioco. Intanto comunque se volete seguirlo è giusto vedere il gameplay settimana prossima, gli diamo un'occhiata insieme. Ok, io a questo punto stacco qua che ho dopo delle cose da fare. Torno nel pomeriggio verso le 15, credo, dovrei farcela forse anche prima, con l'RP, quindi giocheremo a Red Dead Redemption oggi pomeriggio. Per chi fosse interessato, ci troviamo qua. Boh, allora chiudo qua proprio anticipatamente, ma alla fine qui non riuscendo, anzi metto grosso così, non riuscendo a farlo stare su, continua a crashare, non posso farci nulla, devo riuscire a capire come mai. Probabilmente a finestra crasherà meno. Vi aggiornerò e sicuramente poi comunque Project Zomboid lo porto perché giochiamo appunto sul server, su questi server di vari giochi che ha aperto Coridan Age of Gaming. Quindi se cercate Age of Gaming trovate vari server di vari giochi diversi. Magari qualcuno mi interessa, qualcuno no. Zero RP perché il Cori effettivamente dopo essersi scottato 1000 volte si è rotto il cazzo, giustamente, dell'utenza che molesta, diciamo così, molesta. E quindi niente, vuole giocare più easy a giochi survival, così. Ci sta. Poi Zomboid mi piace, quindi mi sono aggregato alla ciurma, pure io. A proposito di ciurma, anche il gioco dei pirati, Sea of Thieves, non mi dispiacerebbe giocarlo, non so se lo riporterà, quasi quasi, magari poi vedrò di giocare anche a quello nel caso. Ragazzi, vi saluto qua, ci vediamo dopo per chi ci sarà, ci vediamo prossimamente per chi verrà, e ci vediamo appunto. Ciao!